tutti e benvenuti in questo nuovo video, finalmente un video richiestissimo e attesissimo, parliamo di Fitbit. Come ben sapete, lavoro con Fitbit da settembre. Quindi sono ben 4 mesi che indosso questo smartwatch e in questo tempo ho avuto modo di testarlo e vedere tutte le diverse caratteristiche per potervi portare un video ricco di informazioni e spero che vi possa essere utile. Allora, Fitbit produce smartwatch per il fitness e per il benessere. In realtà nella gamma c'è anche una bilancia intelligente Aria 2, ma oggi mi concentrerò sugli smartwatch. Da sapere, importantissimo, è che tutto gira intorno a un'app. Cioè, Fitbit ha sviluppato questa app che è scaricabile gratuitamente sui vostri smartphone, vari device, dove volete utilizzarlo, che raccoglie e classifica, mette in ordine tutte le informazioni che gli invia tramite Bluetooth lo smartwatch. Quindi ogni volta che si aprirà l'app sul telefono basta fare refresh, in quel momento smartwatch e app stanno comunicando e gli sta inviando i dati. Dati relativi a tutto quello che noi facciamo durante la giornata o comunque durante il periodo in cui lo indossiamo. Quindi dati relativi a quanto camminiamo, i chilometri fatti, i passi fatti, i piani scalati, il battito cardiaco, perché vi è una rilevazione costante del battito cardiaco. Quindi io in questo momento so che sono a 79 battiti al minuto perché mi sto un po' agitando a fare questo video, ma solitamente sono più bassi. Quindi tutte le informazioni vengono mandate sull'app. L'app è molto intuitiva e chiara, quindi è subito possibile vedere come ci si sta comportando durante l'arco della giornata. Per me due features sono assolutamente importantissime, sono quelle che più utilizzo, e sono la parte degli allenamenti e la parte del monitoraggio del sonno. Allenamenti. Vi sono 15 tipologie di sport che si possono inserire nello smartwatch e poi selezionare al momento in cui si sta facendo quell'attività sportiva. Vanno dallo yoga al sollevamento pesi, all'esercizio a intervalli, al trekking, eccetera. Quindi quando si vuole fare una specifica attività sportiva, basta andare tramite lo smartwatch a selezionare il tipo di allenamento ed avviarlo. Questo è particolarmente importante quando si sta facendo un'attività sportiva non tanto cardiovascolare, ad esempio yoga o ad esempio sollevamento pesi. Se si fa prettamente sollevamento pesi, i battiti sì, hanno dei picchi durante le ultime ripetizioni di una serie, ma non c'è un aumento del battito cardiaco costante nel tempo da giustificare allo smartwatch il fatto che si sta facendo un'attività fisica slash aerobica. Perché sto dicendo questo? Perché la figata di questo smartwatch è che nel momento in cui si sta facendo un'attività più cardiovascolare, che può essere una corsa del cardio come lo faccio io, quindi esercizi fatti in modo veloce, in modo da tenere sui battiti, ma anche semplicemente una camminata, lo smartwatch è in grado di capire che si sta facendo questo tipo di attività e lo registra in automatico. Quindi se voi state uscendo di corsa di casa per andare a prendere il treno e fate una corsa camminata di 10 minuti, lo smartwatch ve lo registrerà e ve lo registrerà come cardio e vi darà ulteriore soddisfazione di essere riusciti a prendere il treno. Quindi mi raccomando di avviare il workout non cardio, però mi raccomando anche di chiuderlo perché sennò continua a registrarlo ad oltranza. Se ciò avviene, in ogni caso è possibile tramite l'app andare a modificare il tempo del workout in sala pesi. A me è successo spesso perché me ne sono dimenticata e quindi poi sono riuscita a modificarlo. Il monitoraggio dell'allenamento dà informazioni circa la fascia in cui ci si è allenati, quindi se in fase aerobica, anaerobica o brucia grassi, e dà una stima delle calorie. Mi raccomando, è una stima basata su tanti fattori, tra cui il tempo di allenamento, la media dei battiti, quindi non è un valore effettivo. Io vorrei tanto, ma 500 calorie ad allenamento non le brucio, quindi a volte trovo che c'è un pochino una sovrastima, però ovviamente è perché lui non sa quando recupero, quando mi sto muovendo. Una tipo di allenamento che ho trovato veramente figo e che vi consiglio di fare e provare è l'allenamento a intervalli. Praticamente è possibile fare un allenamento a intervalli con lui che ti dice quando
partire e quando fermarti. Una cosa che trovo sempre noiosa quando faccio un allenamento a intervalli, quindi ad esempio un Tabata, 20 secondi di lavoro, 10 secondi di pausa, se ho tante stazioni una lontana dall'altra, è difficile riuscire nello stesso tempo a guardare anche il cronometro sul telefono, spegnerlo e riaccenderlo a 10 secondi, vai, riparti, ok. Ok. Quindi ho trovato molto molto pratico avere lo smartwatch che quando devo partire vibra per dirmi parti. Passati 20 secondi rivibra per dirmi fermati, poi c'è la pausa, dopo 10 secondi riparte, eccetera. I tempi sono modificabili. A volte, mentre magari si sta facendo un esercizio di braccia, non lo senti vibrare, vabbè ragazzi, poveraccio, non può urlarvi contro. Ovviamente poi gli allenamenti vengono registrati sull'app e quindi si ha anche una panoramica settimanale di tutti gli allenamenti che si sono fatti, perché il monitoraggio è giornaliero, quindi ogni giorno si riazzera, si riparte da zero con il numero di passi, i chilometri, i piani, eccetera. Però l'app fa poi un report settimanale finale in cui ti dice com'è andata la settimana rispetto magari a quella precedente. Parliamo ora di monitoraggio del sonno. Indossando lo smartwatch mentre si dorme, questo è in grado di registrare le fasi di sonno leggero, fase REM, sonno profondo e alla fine della nostra notte di riposo è in grado di dirci non solo quante ore si è dormito, ma anche e soprattutto, e questa è la parte più interessante, la qualità del nostro sonno, proprio perché ha analizzato queste varie fasi. È in grado di registrarlo se dormiamo più di 3 ore. Ve lo dico perché una notte ho dormito meno di 3 ore e sono rimasta abbastanza delusa dal fatto che non avessi il mio report, però non sono molto sicura che lo volevo vedere. E ci dimostra anche che non è necessario dormire tante ore per avere un buon sonno. Voi sapete che io non dormo particolarmente tanto, però devo dire che la mia qualità del sonno non è mai scesa sotto il punteggio di 70. Quindi significa che quando dormo, quel poco che dormo, dormo anche abbastanza bene. E poi ovviamente bisognerebbe utilizzare questi dati, non sono proprio fini a se stessi. Cioè, se una mattina mi sveglio e scopro di aver avuto un punteggio di 90, vi invidio, vi consiglio di andare a approfondire il motivo. Cosa ho mangiato il giorno prima? Quando mi sono allenata il giorno prima? Perché ad esempio allenarsi la sera influisce sul riposo, cioè lo peggiora. Quindi valutare cosa si è fatto magari il giorno prima per capire come si è avuto una buona notte di riposo, se è stata soltanto fortuna. Queste due caratteristiche per me sono quelle fondamentali che danno il vero significato all'utilizzo di questo device. Altre features che si possono trovare nell'app sono la parte di salute al femminile. Molto utile ed interessante perché si possono registrare tutte le informazioni relative al nostro ciclo, quindi quando è iniziato, eventuali perdite, eccetera, e vi fa anche una previsione di quando saranno i prossimi cicli in base a quando l'avete avuto, insomma, così potete organizzarvi le vacanze. Essendo un'app di fitness e benessere, abbiamo parlato di allenamento, sonno e c'è anche la parte relativa all'alimentazione. Nell'app c'è l'integrazione di un diario alimentare, quindi è possibile registrare ciò che si mangia durante un giorno e quanto si beve. Non è una feature che io utilizzo, in quanto voi sapete che non calcolo ciò che mangio, però c'è. Altre funzioni che si possono attivare direttamente dallo smartwatch senza l'app sono la funzione relax, che è una sessione di respirazione guidata della durata di 2 o di 5 minuti, la sveglia, il timer o il meteo. Sul Versa 2 c'è anche Spotify, che è attivabile solo se si ha un abbonamento premium e si collega alle cuffiette tramite Bluetooth. E c'è anche Alexa, quindi è possibile premendo il tastino qui laterale a lungo parlare con Alexa. Che tempo fa New York? Lei sta pensando e poi ti dice: Stati Uniti la temperatura è di 7 gradi Celsius con rovesci, per oggi è prevista pioggia, ottimo, qui invece no. Ad Alexa è possibile soltanto parlarle, ma lei non risponde a voce, risponde scrivendo. Non è necessario nessun dispositivo Amazon Echo per attivarlo, io ad esempio non ce l'ho, basta soltanto avere un account Amazon attivo e collegarlo ad Alexa. In qualche modo ce l'ho fatta anch'io, ragazzi, facilissimo. Altre informazioni tecniche sono la durata della batteria. La batteria del mio smartwatch dura 4-5 giorni utilizzandolo costantemente. È fondamentale in quanto è importante utilizzarlo sia di giorno che di notte, quindi la batteria deve durare.
e sono talmente abituata al fatto che sia sempre attivo che a volte quando viaggio mi sono dimenticata il caricatore e quando si è scaricato ho detto no, non è possibile, io non ci credo che si sia scaricato, non era concepibile. Un'altra cosa sono i cinturini intercambiabili. Questo che indosso io con i buchetti è la versione sport, ma ci sono anche altre versioni più lifestyle, di diversi colori e anche più fashion grazie alle collaborazioni con Kim Shui. È possibile ovviamente cambiare il quadrante dell'orologio. Io ho quello con la Memoji. Per attivare quello con la Memoji dovete creare il collegamento con Snapchat, che io ho riesumato dopo anni soltanto per fare questa. E la mia Memoji mi segue durante la giornata, cioè quando sono attiva la vedi che impazzisce, quindi magari sta ballando in discoteca, mentre quando è l'ora di pranzo la vedi stesa su un panino oppure con dietro una pizza. Tutto ciò che vi ho raccontato mostra lo smartwatch da un punto di vista come fitness tracker, però in realtà ha anche le funzioni di smartwatch. Quindi essendo legato al telefono riceve WhatsApp, mail, messaggi, chiamate. È possibile rispondere al telefono direttamente dallo smartwatch, basta avere però le cuffiette integrate, perché come vi dicevo non ci sono gli altoparlanti, quindi non parla. Per capire bene le differenze fra uno e l'altro vi consiglio di andare sul sito, cliccare il pulsantino confronta e vedere la tabella con tutti i check marks precisi che vi mostrano essenzialmente quello che uno ha e quello che l'altro non ha. A livello di fitness tracker hanno tutte bene o male le stesse caratteristiche, il Versa 2 si differenzia per essere più evoluto nella parte appunto di smartwatch, quindi ha Alexa integrato e quindi il microfono, Spotify, quindi la possibilità di gestire e ascoltare la musica, e hanno aggiunto la possibilità di avere lo schermo sempre acceso, perché ad esempio io lo trovo molto utile quando mi alleno il fatto di non dover chiedergli di accendersi, ok? Quindi sempre acceso, sempre vedo l'ora. Io penso di aver detto tutto, lo spero. Spero che questo video vi sia stato utile. Se vi sono rimasti dei dubbi, scriveteli pure nei commenti, io cercherò di rispondere per quel che ne so. Io vi saluto, vi ringrazio. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Noi ci vediamo nel prossimo video.